Mi scusi, avvocato, sono arrivati il signor Lentini, il nostro cliente, e la signora Policano, la testimone che abbiamo convocato. Benissimo, dottore, li faccia pure accomodare di là in sala riunioni. Non sarebbe il caso di far aspettare il signor Lentini in sala d'attesa? Non si preoccupi, il signor Lentini uscirà dalla stanza subito dopo il colloquio informale. Capisco, però così non rischiamo di compromettere la genuinità della testimone? Va bene, allora gli parlerò dopo, faccia pure entrare in sala riunione la signora Policano. Va bene. Buongiorno signora Policano. Buongiorno. L'abbiamo convocata in relazione alla contestazione mossa a suo zio. Come saprà, ci sono alcuni testimoni che sostengono che suo zio abbia attraversato l'incrocio con il semaforo rosso, investendo il pedone che successivamente, purtroppo, come lei sa, ha perso la vita. Suo zio mi ha invece assicurato di essere passato con il verde e ha sostenuto che il semaforo giallo fosse scattato in un secondo momento, mentre impegnava l'incrocio. Il pedone quindi avrebbe attraversato improvvisamente la strada. Chiaramente lei comprenderà che se venisse confermata la versione dei fatti resa da suo zio, la situazione processuale si semplificerebbe veramente molto. Sì, ho capito. Poi del resto mio zio mi ha già detto tutto, mi ha già spiegato tutto, quindi ho capito benissimo. Bene, allora possiamo procedere con la verbalizzazione. Benissimo, diamo atto della presenza del collaboratore di studio, dottor Giuseppe Furino. Signora Policano, devo dargli degli avvertimenti di legge che però sono soltanto delle formalità, sono delle questioni giuridiche. In buona sostanza devo avvisarla del fatto che lei in questa sede deve dire tutta la verità. Certo. Allora, si dà atto, scriva dottore, che vengono dati alla teste gli avvertimenti di cui all'articolo 391 bis del codice di procedura penale. Allora, signora Policano, ci dica, il giorno del sinistro lei era effettivamente in macchina con il signor Lentini? Sì, quel giorno io ero in macchina con mio zio, ero seduta di fianco a lui sul sedile davanti. Benissimo, faccio un'altra domanda. Quando il pedone ha attraversato l'incrocio, il semaforo era effettivamente ancora verde? Dottore, non stia a verbalizzare tutta la domanda, metta solo la sigla ADR. Prego. Io sono sicura che quel giorno, quando mio zio ha attraversato l'incrocio, il semaforo era verde. Successivamente, poi, quando già aveva impegnato questo incrocio, il semaforo è diventato giallo e il pedone è sbucato all'improvviso, quindi non poteva, certo, non poteva evitarlo, non c'era possibilità. E il pedone quando è spuntato? Poi il pedone a quel punto è spuntato all'improvviso, mio zio non ha potuto fare altro che non è riuscito proprio ad evitarlo. Benissimo, io direi che non ci sono altre domande, ha qualcosa da aggiungere? Non ho altro da aggiungere. Bene, allora, dottor Furino, chiudiamo il verbale e procediamo pure alla stampa del verbale. Avvocato, i tuoi verbali. Perfetto. Benissimo. Ecco, signora Policano, firmi qua, proprio sull'ultima pagina. Anche lei, dottor Furino, firmi pure anche lei il verbale, anche lei sull'ultima pagina. Perfetto. Posso avere una copia? Sì, non ci sono problemi. Le faccio fare una fotocopia dalla segretaria, però mi raccomando, non deve mostrarla a nessuno. Grazie. Arrivederci, buongiorno. Buongiorno.